Bentornati alla nostra riflessione sull'origine del nuovo stile strumentale milanese degli anni 30 del Settecento. Nelle due puntate precedenti abbiamo posto le basi del nostro metodo di approccio e abbiamo definito a grandi linee, attraverso il confronto tra un'opera di San Martini e una di Vivaldi, i tratti stilistici delle prime opere scritte nella Milano asburgica. Oggi ci occuperemo di definire in maniera più puntuale alcuni dei tratti stilistici innovativi nelle opere dei giovani Sammartini e Brioschi, per arrivare ad una descrizione della struttura formale nei cui tratti riconosceremo poi i germi della forma sonata, già citata e sommariamente descritta nella precedente puntata. Non mi stancherò mai di ripetere che per me i termini e le classificazioni sono funzionali alla comprensione del fenomeno nella più profonda consapevolezza che tutti i fenomeni tendono naturalmente a sfuggire alle nostre razionalizzazioni. Questo significa che i nomi che diamo alle cose, classicismo, barocco, forma sonata, e gli attributi, precursore, epigono, caposcuola, valgono quanto i marcatori che chi studia il moto ondoso o le correnti atmosferiche pone sulle sue elaborazioni al computer per descrivere meglio i fenomeni. Nell'onda, per esempio, si riconosce, è vero, una cresta, un punto di rottura, un ventre, e nell'uragano si riconoscono le braccia, occhi, vortici, ma nessuno sa esattamente dove si trovino i confini netti tra queste formazioni. E tutti sanno che la realtà è più caotica. Nel tempo l'acqua si mescola, l'aria pure, e i nostri bei nomi spariscono. Non vale davvero la pena di accapigliarsi per questioni di mera tassonomia. La sostanza non sta nelle etichette. Ecco, io spero che alla fine della mia spiegazione i nomi che uso spariscano, lasciando spazio ad un'esperienza del fenomeno, come quando ci tuffiamo nelle onde o facciamo volare un aquilone. Quando si parla di musica, è questa la sostanza alla quale dobbiamo aspirare. Cominciamo ad esaminare alcune delle novità stilistiche del nostro amato repertorio, che poi non sono altro che la risposta dei compositori alle richieste del nuovo pubblico borghese. L'elenco che segue ovviamente non è esaustivo, ma semplicemente orientativo. Prima, la novità che appare più evidente anche solo sfogliando i titoli dei CD o delle partiture dedicate a questo repertorio è la quasi totale scomparsa delle tonalità minori. Il modo minore non piaceva alle orecchie fresche del nuovo pubblico. Nel contempo, all'interno delle corti e in ambito ecclesiastico, dove il vecchio stile ancora fioriva, il modo minore diventava sempre più spesso simbolo di un approccio speculativo e austero, tipico del passato. Momento simbolo di questa forbice tra musica delle corti, che continuiamo a chiamare barocca, e musica dei borghesi, che abbiamo deciso di chiamare classica, sono gli anni 40, in cui, mentre quasi nessuno dei nostri giovani compositori si cimentava più nel modo minore, Johann Sebastian Bach portava a termine l'opera definitiva della composizione speculativa, l'arte della fuga, in re minore, appunto. In quegli stessi anni, Sammartini e Brioschi erano all'apice della loro carriera, con una straordinaria produzione di opere strumentali, quasi tutte in tonalità maggiore. Su 92, tra sinfonie e concerti di Sammartini, solo 7 sono in modo minore. Brioschi è ancora più estremo, con una sola sinfonia in modo minore su circa 51. Tra l'altro, va detto che le osservazioni stilistiche fatte finora per i lavori in tonalità minore non valgono, o valgono solo in parte, essendo questi più che altro ispirati al vecchio modo di comporre. Diciamo che si tratta quasi sempre di esperimenti o studi sul vecchio stile. Va anche osservato che tra le tonalità maggiori si stabilisce un impressionante primato della tonalità di re maggiore. Mi sono divertito a fare, senza nessuna pretesa scientifica, uno schemino che vi sottopongo. Ho preso all'uopo un campione non completo, ma sicuramente abbastanza neutro, di 170 sinfonie in mio possesso di Brioschi, Sammartini, Serini, Zani, Chelleri, Lampugnani, Chiesa, Giulini e Brivio.
È ovvio che una simile statistica non può avere un valore scientifico, ma un valore indicativo, funzionale al nostro scopo, ce l'ha. Le sinfonie scritte, in modo maggiore, sono il 90,5% del campione. Il 26,5% sono in re maggiore. Il 20,6% in sol maggiore. Il 10% in si bemolle. L'8,8% in fa. L'8,2% in la. Il 7% in mi bemolle. E solo al settimo posto, con un misero 6,5%, troviamo do maggiore, seguito all'ottavo posto dalla prima tonalità minore dell'elenco, sol minore. A seguire mi maggiore, do minore, la minore e re minore, con un irrisorio 1,2% al dodicesimo posto. Re minore, la tonalità regina del barocco, una delle più amate da Bach, è ora in fondo alla lista. Impressionante anche l'assenza totale di brani in mi minore, tonalità che nelle corti reali aveva invece grande diffusione. La sfortuna delle tonalità di do maggiore, della quale abbiamo tanto parlato nella scorsa puntata, è senz'altro dovuta alle difficoltà di intonazione che questa tonalità presenta quando usata in una compagine di soli strumenti ad arco, organico caratterizzante la maggior parte del nostro campione. Prova ne sia che già a partire dalla metà del secolo, soprattutto con la reintegrazione in organico di trombe e timpani, do maggiore ritrova la sua dimensione affettiva e torna ad essere usata con una certa continuità. Secondo tratto distintivo. Dicevamo nello scorso incontro che uno dei tratti distintivi del nuovo stile di cui ci stiamo occupando è l'assertività dell'exordium. Quando dico exordium, intendo l'inizio della sinfonia, la maniera in cui questa si presenta a noi. Possiamo identificare 5 tipi differenti di inizio, che ovviamente non esauriscono affatto la varietà di possibilità. Primo, accordi strappati ribattuti da 1 a 4 volte. Secondo, unisono ribadito da tutta l'orchestra con ritmo di fanfara. Terzo, enunciazione all'unisono di un tema scarno e lapidario, fatto di semplici intervalli. 4. Arpeggio unisono, ascendente, discendente o spezzato di tutta l'orchestra, che deriva sicuramente dai richiami dei postiglioni, i carri postali che arrivavano in paese con la posta da distribuire. Tipologia che, con diverso approccio in relazione alla forma, già troviamo in Bieber, Bach e Telemann. In effetti, pensate che razza di fonte di ispirazione doveva essere, per un compositore, sentire in ogni città che visitava un diverso segnale di cornetta, tutti i giorni più o meno alla stessa ora. E pensate anche a come doveva in qualche modo divertire il pubblico dei concerti o delle opere essere allertati all'apertura del concerto da un segnale così radicato nell'immaginario collettivo. 5. Quinto tipo di exordium, lungo crescendo dal piano al forte su un pedale di tonica, con espansione verso le frequenze alte e progressivo arricchimento dell'organico. Questo inizio, in particolare, ebbe un certo successo in quel di Mannheim, dove fu probabilmente importato da Iommelli. Queste tipologie di apertura, quasi tutte piuttosto perentorie, sono la più evidente eredità dell'ouverture d'opera. È un fatto abbastanza risaputo che l'ouverture d'opera debba in qualche modo avvisare che l'opera sta cominciando, per chiamare il pubblico in sala o semplicemente per strapparlo alle chiacchiere. Come sempre accade, un elemento formale, dotato di una precisa funzione sociale, diventa presto stile, assumendo un valore semantico autonomo all'interno della sintassi dell'opera. Ed ecco che un richiamo all'attenzione diventa il ricordo di un richiamo all'attenzione o la sua citazione. Questo processo di decontestualizzazione e di semantizzazione degli elementi è alla base di tutta la storia della nostra musica occidentale e forse dell'arte in genere. Lo incontreremo più volte e cercheremo sempre di favorirne la comprensione.
Alla fine, in effetti, la sinfonia nasce come un ricco minestrone in cui si possono ritrovare, più o meno trasformati e sminuzzati, innumerevoli rimandi alle esperienze musicali del secolo precedente. E questo avviene sia sul piano formale che su quello delle singole figure musicali. Passiamo senz'altro all'ascolto di alcuni esempi. 1. Accordi strappati. Eccovi una selezione di inizi di sinfonie scritte dagli anni 40 in poi, che si rifanno palesemente all'exordium dell'ouverture d'opera. Sono in ordine cronologico, così possiamo anche farci un'idea della trasformazione che tale elemento subisce nel tempo. Va osservato che mentre l'arpeggio all'unisono, che ascolteremo dopo, e altri generi di exordium si diffondono fin da subito, la stabilizzazione di questa tipologia accordale in contesto non operistico avviene circa un decennio dopo i primi esperimenti sinfonici, e i nostri Brioschi e Sammartini non sembrano subirne più di tanto il fascino. Vi segnalo l'esempio di Dittersdorf, che da austriaco nella sua Sinfonia nel gusto di cinque nazioni non può fare a meno di sfottere una cifra che gli sembra tipicamente italiana e che aveva già conquistato l'Europa, quella appunto degli accordi strappati. Unisono tipo fanfara a piena orchestra. Ecco ancora alcuni esempi in ordine cronologico. Enunciazione all'unisono di un tema lapidario ad intervalli semplici. Quattro.
arpeggio lineare o spezzato, richiamo del postiglione. Crescendo con incremento strumentale e di ampiezza verso l'acuto. Altro elemento che nella sinfonia viene decontestualizzato è quello della ripetizione. In epoca barocca tendono a delinearsi diversi tipi di ripetizione. Tutti voi conoscete la figura retorica musicale chiamata eco, ma vi sono altre figure meno note che prevedono la reiterazione di un elemento. Una la potremmo chiamare conferma, quando, al contrario dell'eco, la ripetizione avviene con piglio più deciso. Un'altra, usando le parole di un mio collega, try, try and go, che prevede tre reiterazioni, la cui terza sbocchi in un nuovo episodio. Un'altra ancora, carry on, o ripetizione indefinita, in cui le ripetizioni diventano numerose, di solito da tre in su, facendo perdere alla sequenza ogni valore posizionale, diventando puro tempo sospeso. Anche a livello interpretativo, questo tipo di ripetizione chiama la massima uguaglianza tra i singoli moduli, in maniera da far perdere il senso dell'orientamento all'ascoltatore. Mi piace dare a questa figura il nome di carry-on, come se per un momento il respiro musicale diventasse meccanico. Nel barocco, però, il carry-on era anche un tipo di composizione, basata sulle ripetizioni, non necessariamente del tipo appena enunciato. Mi perdonerete dunque se userò questo nome, anche se potrebbe generare qualche ambiguità. Ascoltiamo ora alcuni esempi di queste figure, tratti anche dal repertorio barocco. Questi sono alcuni echi. Thank you.
E questi sono esempi di conferma. Eccovi ora qualche try, try and go. Ed infine alcuni esempi di carry-on. Ebbene, come già accade per l'exordium operistico, anche la ripetizione tende a perdere le proprie funzioni originarie per diventare un puro gioco della memoria che trae godimento dal procedere per volute invece che in maniera lineare. Certo, non mancano esempi di vero eco nel classicismo. Si veda per esempio il secondo movimento della Sinfonia numero 38 di Haydn, che porta il titolo Eco. Questi sono però trattati in maniera più strutturale e meno naturalistica. Qui in Haydn l'eco diventa un gioco quasi ossessivo per portare un elemento alle estreme conseguenze e vedere l'effetto che fa. È interessante notare che l'elemento della ripetizione, che piace così tanto alla nostra percezione e che è anche fondante nelle filastrocche per bambini, resterà in auge fino ai giorni nostri. Ascoltate, tanto per fare un esempio abbastanza vicino, il primo movimento del quartetto di Debussy e notate come ancora nel 1893 la ripetizione sia associata alla rassicurazione. Ma forse con Debussy ci siamo allontanati davvero troppo. Sta di fatto che a partire dagli anni 30 del Settecento, in certe sinfonie la ripetizione diventa un elemento strutturale quasi ossessivo. Ascoltiamo per esempio questa sinfonia in Si bemolle di Antonio Brioschi, ascrivibile ai primi anni 40. Thank you.
Tra i nuovi elementi semantici in uso nelle sinfonie ci teniamo particolarmente a segnalarne uno che ci dice qualcosa sulla prassi esecutiva. Sempre più spesso nelle sinfonie italiane degli anni 30 e 40 si nota l'affermazione di una brusca interruzione del discorso musicale, costituita da due accordi chiodati. I chiodi sulle note ci dicono che questi accordi vanno suonati in maniera assertiva e non remissiva, come probabilmente una pratica precedente avrebbe potuto suggerire. Ci dice anche che i due accordi vanno suonati entrambi con forza. A questa figura, che per certe sensibilità musicali poteva e può ancora oggi apparire antimusicale, daremo il nome poetico di colpi di martello. È una modalità davvero nuova nei rapporti con il pubblico, in quanto, lo capite bene, è assai poco gentile finire una frase picchiando i pugni sul tavolo. Ma tra le cose che sembrano piacere al nuovo pubblico c'è anche quella di essere scosso, sorpreso o addirittura offeso. In Brioschi la frequenza con cui questa figura si propone è impressionante. Si può quasi affermare che sia una sua firma. Mi piace molto osservare che questo stilema piacque molto al giovane Mozart, che lo fece proprio in parecchie circostanze. Eccone alcuni esempi in Brioschi. Ed ecco altri esempi in Mozart. Un ultimo elemento che vorrei far notare è quella che possiamo chiamare fase cadenzale di Pergolesi, per il grande uso che il marchigiano ne fa in tutta la sua produzione. Si tratta di un breve excursus modulante verso il quinto grado, con l'elevazione del quarto grado della scala che si tramuta in sensibile, prima della definitiva cadenza. È una figura giocosa che mette in discussione per un attimo l'atterraggio sulla tonica, quasi a volerci far fare un altro piccolo giro di giostra, o quasi a volerci fare perdere l'equilibrio per scherzo.
sono proprio le piccole digressioni armoniche come questa che, ampliandosi, diventano nuove sezioni formali e contribuiscono al maggior respiro della nuova forma. La stessa sorte tocca, per esempio, all'area di dominante nella sezione A dei primi movimenti, che si estende via via fino ad ospitare una nuova area tematica, un secondo tema. Ma abbiamo detto secondo tema, e ora ci tocca finire il discorso sulla forma sonata cominciato alla fine della scorsa puntata. La forma sonata, vista nel suo divenire filogenetico, è affascinante. In un'area molto grande dell'Europa assistiamo nel corso del XVIII secolo ad un progressivo ampliarsi ed assestarsi dei primi movimenti delle sinfonie su un nuovo impianto formale, che sfocia nel modello beethoveniano, il quale sembra riflettere la tensione filosofica verso il trittico tesi, antitesi, sintesi espresso da Hegel. Dopo Beethoven c'è solo post-forma sonata. Chi si avvale della forma sonata nel XIX secolo lo fa senza possibilità di sfuggire al confronto con Beethoven. Quanto Hegel sia stato definitivo per la storia della filosofia, invece, lo lasciamo dire ai filosofi. Ma ci pare evidente che anche chi faceva filosofia dopo di lui dovesse in qualche modo riferirsi al suo pensiero, non importa se per negarlo o per affermarlo. Hegel e Beethoven, due vite cronologicamente quasi sovrapponibili, due titani che hanno sancito la centralità della cultura germanica nel divenire del continente europeo in contrapposizione alla travolgente influenza politica proveniente dallo Stato francese. E pensare che la Germania non esisteva ancora come Stato unitario. Che cos'ha di nuovo questa fantomatica forma sonata rispetto alle forme precedenti? Sicuramente possiede quella che mi piace chiamare tridimensionalità. Mentre le forme precedenti descrivono quasi tutte un circolo, una curva, si pensi anche alla più complessa delle forme barocche, la fuga, in cui un soggetto e un controsoggetto dopo l'esposizione si ripropongono 3, 4 o 5 volte attraverso le varie riprese fino a trionfare o stemperarsi negli stretti e nel pedale finale. Ebbene, la forma sonata prevede una fase di distacco, di presa di distanza, di riflessione chiamata sviluppo, in cui le due aree tematiche e tonali, definite nell'esposizione, si contrappongono e si mettono in discussione. Ciò che ne risulta è una sintesi, ovvero la cosiddetta ripresa, in cui i due temi vengono enunciati nella stessa tonalità prima di chiudere il discorso. Questo è lo schema. Come vedete c'è una sezione A, chiusa da un ritornello, chiamata esposizione, in cui al primo tema segue un ponte modulante verso la dominante, sulla quale viene enunciato il secondo tema, seguito da una fase cadenzante di conferma della nuova tonalità e chiusa. La sezione B, che corrisponde al secondo ritornello, è divisa in sviluppo e ripresa. Lo sviluppo è la parte in cui avviene la contrapposizione fra il primo tema e il secondo. Nella ripresa, invece, assistiamo alla ripresa, per l'appunto, del primo tema, al quale però segue un ponte non modulante, cioè che ci lascia nella tonalità di tonica, permettendo di riascoltare il secondo tema nella stessa tonalità di impianto. A questo segue una fase cadenzante di conferma della tonalità di impianto della sinfonia. Nelle sinfonie più tarde viene aggiunta anche una coda. Bene, chiudiamo la puntata con due ascolti. Prima esamineremo un esempio di cosiddetta protoforma sonata, in una sinfonia di Antonio Brioschi in cui le diverse componenti formali non sono tutte presenti, a volte sono solo accennate, e in cui in particolare il secondo tema non viene riproposto nella ripresa ma viene piuttosto sostituito da una semplice sbrigativa conferma della tonalità d'impianto. Seguirà, senza ulteriori commenti da parte mia, il primo movimento della Sinfonia numero 4 di Francesco Zappa, appartenente agli anni 60 del secolo. Noteremo immediatamente come, a distanza di 30 anni o poco più, la forma assuma un respiro ed una strutturazione più ampia e decisa. Buon ascolto e arrivederci alla prossima puntata.